Queste settimane, quando il format New Generation, abbiamo svelato un pochettino quello che è il mondo dei giovani sotto diversi punti di vista, lavorativi, sportivi, di passioni. E oggi facciamo invece un passo avanti, o meglio, cerchiamo di avvicinarci a quello che è la nuova generazione apprezza e segue di più, il mondo di social, ma in particolare di un social importante che sta prendendo sempre più piede come TikTok. E oggi abbiamo un canavesano, un chivassese, Andrea Passamonte, che è con noi. Ciao Andrea. Buongiorno. Buongiorno. Con te vogliamo capire un pochettino, se vuoi spiegarci, il mondo di TikTok e come da una città comunque grande, ma tra virgolette di provincia come sì. Chivasso, sei riuscito a muovere dei passi sempre più importanti che ti stanno portando ad essere comunque un nome non da poco nel mondo degli influencer. Dai, piano piano diciamo che... Allora, parto proprio dagli albori, dall'inizio. Assolutamente, vai. Allora, avevo 7-8 anni, mio padre è musicista. Ah, ok. Sì, però non è che mi ha inculcato la musica, è una cosa che ti scorre proprio nelle vene, non puoi farci niente. E niente, in poche parole ero lì... che usavo la sua chitarra e dicevo, guarda che la chitarra è troppo grande, mi piace imparare a suonare la chitarra, però sai, quella tipo Yamaha grandi e quelle grandi. Allora facciamo così, cosa vuoi per Natale? Una chitarra più piccola. Allora, dicembre, si dice, no, Natale, cose del genere, inizio, cioè mi arriva la chitarra, era piccolina, le mie dimensioni, in un mese e mezzo ho iniziato a suonarla. Ok, quindi... E quindi mi ha detto, vabbè, allora un dono di famiglia non si può, ci si può fare nulla, no? E allora da lì poi iniziavo pure a esercitare, a cantare. Ho iniziato perché io ho due cantanti preferiti, diciamo. Allora, la mia voce si struttura così. Infatti dopo ho portato anche la chitarra in casa. Roby Facchinetti dei Pooh. Per le stanze, non ti aspettavi, eh? No. E tra l'altro ando al concerto al Palalpi Tour, perfetto, prima volta che li vedo, detto, prima credo ultima, perché poi sai, fanno concerti in un concerto, è vero che ogni tanto si sciolgono, ogni tanto si riuniscono, sì, sono eterni, buon marketing. e Justin Bieber per la tecnica vocale. Quindi tanto, sono diciamo due Justin livelli. Bieber neanche a fare opposta, qualcuno che con internet ha costruito una carriera importante. Sì, ha iniziato a 12-13 anni, che tra l'altro mi sembra Usher, lo ha notato, da lì è esploso, perché poi tenere una voce piccolina, certo, con una voce bianca, tenerla a distanza e studiare tanto e tenerla comunque particolare e molto bella, ce ne vuole, e studiare tanto, perché vediamo che si è imparato, ha iniziato... E poi dopo non ha fatto più nulla, perché la voce, quella particolarità ce l'aveva da quando era piccolino. E da lì poi ho iniziato a ampliarmi sempre di più, a studiare, sempre cantare, mi piace stile, infatti non so, ti spiazzerò, anni 70-80, quindi Ranieri, Morandi, quindi musica quasi. Italiana. Musica italiana, straniera, però di tutti i generi, tutti i generi e i tempi, perché dagli anni 60. Eccetera. Ai giorni d'oggi, anche per facendo serate e cose del genere, ti devi ampliare, perché arriva quello là e ti dice: guarda, devi fare Ranieri, poi dice: vai, fare da Supreme, capito? È un po' più difficile, però dai, diciamo che armonizzarlo con la chitarra si può ancora arrivare. Cioè. E da lì poi la svolta, diciamo, perché è arrivata la pandemia, quindi a distanza è. Ho le serate, ho macinato, ho fatto gavetta, cose del genere. Pandemia, hanno distrutto. Nessun locale, nessuno proprio. Beh, cioè, tutto chiuso, poi dopo riaperto, ma perché i camerieri, i vendenti, qua di là, i commercialisti. Allora gli ho detto, devo inventarmi qualcosa. TikTok ha iniziato a ampliarsi non solo più come musica, TikTok ha iniziato a ampliarsi non solo più come balletti, come si conosceva una volta, ha iniziato a ampliarsi proprio settore musica, cucina, sport, educare le persone, ci sono stati gradi, quindi è una cosa bellissima, questo è stato figo, dobbiamo inventare qualcosa di figo, che deve essere originale, una cosa mai vista. Ho iniziato a fare i miei, io tutti un senza, tutti un con la spina, tipo ho iniziato a fare i miei primi follower così, ai 50.000 follower che ho fatto in giro di 15 giorni, quindi quando ancora era meno saturo, adesso TikTok sta sempre ampliando, l'algoritmo cambia perché ogni 20 giorni cambia, piccolo segreto per chi vuole diventare influencer, tutte queste cose qua, cambia sempre, devi saperlo prendere come un bambino l'algoritmo, deve essere educato,
proprio perché poi c'è la verticalizzazione, è normale che se tu, cioè a me mi interessa la musica, mi devono servire video solo di musica, se vedo lo sport, cioè te lo schippo, a me piace lo sport, però capito, se non è interessante sulla musica o cose tipo, non so, concerti, live, o magari gente americana, francese, dove ispirarsi, poi vedo magari in format va bene in Francia, in Inghilterra, in America, cose. Certo, allora cerco di portarlo, come ho fatto appunto adesso, un piccolo spoiler, quello di, cioè scusa, posso sedermi, e dedica song e tutte quelle cose là. Comunque, da lì ho iniziato questo tutto un senso tune con la spina, quindi cosa faceva? Non è che prendevo in giro i cantanti, diciamo era una cosa per ironizzare, no? Certo. Molti l'hanno capito, tanto Madame con voce, il mio video che ha più visualizzazioni, 5 milioni e 400 mila visualizzazioni, l'ho portata oltre manica, lei pure si è fatta una risata, quindi mi ha commentato, molte critiche, quelle ci sono sempre, dice, beh, ma chi sono prendi in giro, me. Madame, ti puoi dire eccetera, ma lei è stata la prima, ho verificato, quindi sapevo, o se lei a dire, è stata una cosa divertente, e certo. Poi cercavo di farlo sulle canzoni di tendenza che c'erano sul momento, quindi allora c'era Random con Chiasso, Mr. Rain con Fior di Cerno, queste cose qua eccetera, e quindi ho iniziato poi a cavalcare l'onda. I primi 50.000 follower, perché poi ho variato questo format, ho iniziato a fare anche dopo tutto un senza tune, che la spina comunque era simbolica, quindi capito, stacchi la spina e dici cavolo, canti male, cioè nel senso queste cose qua, e ho iniziato a fare anche doccia fuori dalla doccia, in ascensore dall'ascensore, in macchina fuori dalla macchina, cercavo sempre di tenere la wave, quindi l'onda, certo, lì per dire ok, è qualcosa di uguale, più o meno, cerchiamo di fare in altri, vediamo se funziona, poi al contrario, quindi da lì ho avuto i primi 50.000 follower, diciamo che ho iniziato a essere contattato dalla mia agenzia, che sto da 3 anni, tra l'altro ho fatto un anno in più, plus, il contratto con i giocatori, queste cose qua, di un anno in più con la C-Factor, la mia agenzia con cui facciamo eventi, come certo. Stavo dicendo prima. Facciamo eventi con 100 influencer, siamo tantissimi, facciamo meet and greet, è tipo bellissimo, per conoscere anche la gente, cioè certo. Esternamente tu sei chiuso in un cellulare, capito? Nel senso la gente che ti vede com'è, cioè capito? Invece poi tu ci parliamo, ci vediamo, capisci che cioè, è importante quello che rimane nei social, sì, esatto, poi io sono molto trasparente, come mi vedi nei social, vedi sono pure qua, cioè non ho nessuna maschera. Non c'è niente da nascondere. Esatto. Da lì, con la pandemia ancora in corso, ho sfruttato ancora di più l'onda, quindi ho iniziato anche a cimentarmi con le live, sei musicali, c'era un cantante, io lo facevo, allora da lì ho detto, cavolo, qua c'è una cosa carina che potrei portare leggermente più avanti, perché poi tu hai un'idea, perché poi avevo anche il progetto, il mio secondo singolo, Riflesso, vi invito ad ascoltare, certo. Anche su Riflesso, tra l'altro è arrivato a 100.000 stream l'altro ieri, quindi è una cosa abbastanza importante. Sta prendendo piede anche sta prendendo piede anche perché a livello musicale è quello che poi alla fine voglio affermarmi così, perché ok, magari c'è gente, prendi anche, non so, Giovanni Magnato, cioè Vagnato, quelle persone lì, iniziano dai social, però comunque dai, chi è che non vuole essere in TV o certo. Del genere, capito? Quindi tu inizi da un piccolo spazio, dalla cameretta, per poi ampliarti nel mondo dello spettacolo. Tra l'altro mi permette di chiederti, proprio di recente si è aperta una polemica, tra virgolette, sì. Sul fatto che la musica, tramite in particolare TikTok, certo. perde qualità. Acquista follower ma perde qualità. Secondo te effettivamente questa critica ci può stare? Effettivamente è reale o è qualcuno che sta denigrando diciamo così il canale, non tanto TikTok in se stesso, ma questo tipo di modo di fare e di portare musica? Allora, diciamo che le critiche ci stanno o vanno anche accettate, perché se no non potremmo fare questo lavoro, certo. Perché le critiche ci sono sempre. A volte non ci trovano neanche niente con la canzone, ma trovano il modo per impuntarsi, però tu li lasci parlare o rispondi, fai un cuore, sei qua, appunto, piccola cosa come sopravvivere agli hater, però esatto. senza hater non ci saremo, perché anche loro guardano i video, interagiscono, fanno movimento. E fanno movimento e per noi va benissimo, quando non hai più hater sei finito, quello è sicuro, quindi finché ci sono, finché meglio. C'è qualcuno che ti tratta esatto, benissimo, esatto. Bene. Esempio Justin Bieber, appunto come dicevo prima, lui certo. Con gli hater ha fatto poi Baby, ha fatto 2-3 miliardi di visualizzazioni, certo. Iniziato,
e da lì poi è esploso. È diventato quello che è diventato. Esatto. Ricollegandomi a quello di prima, la critica ci sta, e in parte è vero, ma ti spiego, nel senso, io faccio un format dove la critica non c'entra nulla, perché io porto musica, porto anche persone più giovani a sentire Battisti, capito? Ho fatto 1,5 milioni Battisti. Ironia che Cozzalone con Angela, 1,5 milioni, ho fatto Vasco, magari i più giovani, non so, 07, 08, sanno più o meno chi è, Ligabue, queste cose qua, perché io poi conosco un bagaglio di tantissime canzoni, appunto anni 60, certo, giorni d'oggi, quindi è normale, capito? E da lì, quindi diciamo che nel mio caso no, ma molti che ironizzano in modo sporco, diciamo, tra virgolette, ci sta, dici ok, vai a rovinare una canzone, vai a rovinare, capito, con dei format che non c'entrano nulla, con la musica usano l'audio, per esempio, sì, poi sì, magari sì, ci fanno i pop, i point of view, per esempio, fanno una cosa dove tipo recitano e diciamo che vanno un po' a macchiare, sì, invece sì, nel mio caso io porto solo cultura musicale, perché magari, wow, chi è che la canta? Battisti, bella canzone, me lo dice e chi uno. È Battisti? E chi è Battisti? È un grandissimo. Io sono un boomer e ci sta, è vero che tanti ragazzi giovani delle nuove generazioni Battisti l'hanno sentiti per radio con i genitori, c'è qualche genitore che può avere il disco, ma tanti effettivamente non lo conoscono. Io ho ancora i vinili, tra l'altro, tutti i vinili del Puzzle, quindi ai tempi mio padre, ovviamente, perché io poi i vinili hanno proprio un fascino, sì, cioè, metti là, senti grattare e poi parte tutto, ma questo è uno spettacolare musica, che sì. Tutta la cosa adesso che avete di qua di là è normale, la tecnologia va avanti, ma un bel vinile ancora mi vado a sentire la musica sul il vinile, calore della musica è unica, sì, ma poi è musica che cioè, si sente proprio, non è proprio computerizzata, scusate, qua, la senti proprio genuina da un, cioè capito, nel senso un po' gracchiato, un po' musica sporco, vera. Musica vera. Da lì poi ho iniziato a creare questo format che appunto c'è, cioè, scusa, posso sedermi, dedica song, dove è avere un po' la faccia tosta, andare dalle ragazze e dire, ciao, scusa, posso sedermi? Noi possono dire sì, no, cioè, dicono, non è finito il video. Quello è poco ma sicuro, perché quello è poco ma sicuro. Però diciamo che da lì ho iniziato a mettere i primi due video, ho iniziato a fare 3 milioni l'uno, ho iniziato a crescere sia su TikTok ancora, quindi sono quasi prossimo ai 300.000 follower, che poi comunque la manager, l'agenzia, facciamo col tematiche dove ci dicono perfetto, l'hai messo su TikTok, e su spingi reel di Instagram, nuova funzione, e da lì pure sono arrivato quasi a 100.000 follower, tanta roba, cioè nel senso, vedere poi con dei video che vanno solo poi ricaricati, cioè, alla fine cioè, sta più un sorriso a una persona magari che ha avuto una brutta giornata a lavoro, brutto voto a scuola o cose del genere, capito? Basta poco. Quindi basta poco, con un sorriso, strappare un sorriso alla gente, io sono già felice così, il primo a essere felice sono io. Andrea, abbiamo parlato del passato recentissimo, sì, del giorno, del presente, di quello che stai dicendo, ma per il futuro invece quali sono i progetti, eventualmente i sogni nel cassetto, i progetti a breve e a lungo termine? Allora, per il futuro affermarmi come cantante, quindi essere conosciuto sfruttando i social anche in quell'ambito lì, perché quindi poi quello la che musica, la musica vuoi che sia, diciamo così, la tua priorità? Esatto, sì, musica è priorità. E poi comunque anche recitazione, anche perché io comunque ho fatto Alex Com, un programma su Disney Channel, dove ho fatto delle parti, ho iniziato, quindi diciamo che anche lì ho un po' di esperienza ed è stata una bellissima esperienza a Milano. E abbiamo girato 3 stagioni più film e quindi vedersi alla prima a Milano, vedersi è una bella emozione, sono fatto a 18 anni. Sì, l'ho portato avanti 3 anni e poi i ragazzi crescono, quindi non è che poi mare fuori prima o poi, noi possiamo avere sempre 17 anni. Cioè, basta vedere Harry Potter, che alla fine erano dei ragazzini, oggi sono degli uomini e delle donne, quindi diventa complicato poterli portare avanti all'infinito, anzi, c'è un'evoluzione. Quindi diciamo che il mondo dello spettacolo, in particolare della musica, è proprio nel tuo sangue. Sempre stato uno che si voleva un po' distinguere dalla massa, per tutto, ok, va bene, però se per caso potrei riuscirci, perché non provare? Alla fine, anche questa opportunità, tutte opportunità che uno vanno colta al volo, se non ci provi dici cavolo, e invece ormai è troppo tardi, capito? Bravo, hai ragione. Carpe diem sempre. Infatti me lo tatuerò più da qualche parte. Ultima cosa che ti chiedo è quello, se visto che appunto sei, hai una platea di giovani, tanti giovani che ti seguono attualmente, chi volesse avvicinarsi a questo mondo, proprio con
2-3 suggerimenti veloci da dare. Cosa gli diresti? Soprattutto anche visto che siamo in un mondo in cui è un attimo diventare famosi, ma è un attimo certo. essere dimenticati. Certo, assolutamente. Allora, innanzitutto, se volete fare questa cosa, questo lavoro, comunque iniziare a provare, dovete essere voi stessi. Questo dovete essere voi stessi sempre, perché la trasparenza è la prima cosa che la gente nota. Se poi sei dopo, costruito, non è... Se sei costruito, magari funzioni per un po', però poi dopo, capito, va un po' al dimenticatoio, perché poi cosa importante è avere sempre un talento, quindi io mi collego sempre alla musica, quindi sarà sempre sul contenuto musicale. Finisce questo, mi invento qualcosa sempre sulla musica, quindi diciamo che tengo collegate le due cose, musica è quello che voglio fare certo. per il futuro, è la mia ambizione prioritaria. Altra cosa, chi vuole fare questo, appunto come hai detto tu, certo, ci vuole comunque la faccia tosta e lasciarsi scivolare le critiche alle spalle, perché quelle, tutto nei momenti un po' grigi e capace che va a rispondere, poi perdi delle occasioni, tutto con i brand, collaborazioni che a me non mi è successo, però so che è successo ad altre persone per commenti o cose del genere. Non hanno chiuso delle collaborazioni anche abbastanza importanti, quindi magari essere superiori, umili sempre, perché io conosco gente che ha 15-20 mila follower che si crede Dio, diciamo, e invece sì, sì. perché è un ambiente un po' così, soprattutto quando vai a fare gli eventi come Milan Games Week o queste cose qua, comunque che sei tutte, c'è gente che ha 4-5 milioni, che è gente comunque molto famosa nei social. C'è gente che magari quelli là sono più umili, ti parlano cose del genere, poi alla fine ragazzi cioè, è un numero, serve solo per lavorare, per ampliare, certo. per farti conoscere. Poi io avere un milione, avere un miliardo, 10 miliardi, non mi interessa niente, sono sempre così, cioè certo. sempre umile così, sempre parlare con tutti, molti dicono posso chiederti una ma certo, ma ci mancherebbe questo problema, mi fa solo piacere. E sto creando una evidenza con i fan, così. Tutte cose che comunque servono per marketing, giusto? No, ma giusto, è un dibattimento, è un lavoro. Alla fine sì, cerchi di mettere l'utile al dilettevole. No. Credo che sia fondamentale. Esatto. Andrea, grazie. Grazie veramente perché ci hai raccontato sia a noi, ma anche a chi vedrà questa intervista, sicuramente un mondo che molte volte sentiamo è vicino a noi, ma non conosciamo bene. Quei tuoi suggerimenti sicuramente sono convinto che qualcuno capirà anche un pochettino come muoversi sì. in maniera, come dici tu, sì. più umile, più diretta, certo, ma soprattutto certo, ovvio. Più vera. Ovvio. Facendo un grande bocca al lupo. Viva il lupo. Ti inviteremo sicuramente più avanti perché ci piacerebbe sapere quali altri step farai e chissà perché un giorno anche di vederti anche in zona realizzare qualcosa di importante anche qua in Canavese, giusto perché il territorio ha bisogno anche di giovani come te che hanno voglia di fare e che stanno raggiungendo i loro risultati e stanno trasformando i sogni in realtà. Eh sì, mi raccomando ragazzi, credete sempre ai vostri sogni, sempre, perché basta poco. Andrea, grazie ancora, grazie ci vediamo alla prossima, grazie. Ok, grazie.